Dopo il Mondiale di Gravel, il Giro del Veneto tra Padova e Vicenza e la Serenissima Gravel dal Polesine a Piazzola sul Brenta sarà il gran finale della super settimana che chiude l'annata sui pedali. Bassano attende la Veneto Classic, l'ultima gara della stagione che punta a ricreare altimetrie e atmosfere delle corse più affascinanti in stile belga. Vogliamo che qui nel territorio, con tutta la passione che c'è di ciclismo, ci sia una corsa a livello mondiale all'altezza delle grandi classiche. 190 km con partenza alle 11.30 da Treviso, 20 squadre e 140 corridori al via. Mancherà il rossanese Samuele Battistella, trionfatore della prima edizione, ma dovrebbe esserci Van der Poel. L'asso olandese ha già provato in solitaria la salita alla Diesel Farm di Renzo Rosso, lo sterrato inedito da affrontare dopo tre giri della Rosina e altrettanti passaggi sulla Tisa a Colceresa. Siamo orgogliosi di dire che siamo l'unica gara ad avere sia pavè sia sterrato insieme alla strada normale asfaltata. Strade che in città rimarranno chiuse tra le 13.30 e le 14 sull'asse Viale Venezia-Ponte Nuovo-Viale Vicenza e poi tra le 15.30 e le 16.30 per la discesa da San Michele e contra San Giorgio fino all'arrivo in Piazza Libertà. Vogliamo fare della promozione per il territorio e il ciclismo, fortunatamente per noi che siamo appassionati, è lo strumento migliore, perché comunque ti fa passare sulle strade, sulle città, davanti ai monumenti più importanti, fa vedere quello di bello che abbiamo sul territorio.